Ciao a tutti, io sono Lenia, bentornati in questo nuovissimo video, in questo nuovo book tag, un pochino in ritardo però ci siamo dai. Si tratta del The Mid-Year Book Tag, che dovrebbe essere un bilancio delle letture fatte nei primi 6 mesi dell'anno. Teoricamente si dovrebbe fare entro giugno, siamo inizi luglio, va bene, non ci preoccupiamo troppo. Partiamo subito con la prima domanda. Miglior libro letto fino ad ora. Il miglior libro letto fino ad ora è sicuramente Le 8 montagne di Paolo Cognetti. Stranamente non è un fantasy, però ci saranno i fantasy anche dopo. E vi lascio la recensione su nelle schede, mi è piaciuto tanto. Anche se non ha guadagnato 5 stelle, ma 4, è comunque il miglior libro letto finora. Numero 2, miglior sequel letto fino ad ora. Al momento posso rispondere con La memoria di Babella di Christelle Dabaut, terzo volume e penultimo della serie dell'Attraversa Specchi. Io ho rivalutato tanto questa serie con questo terzo volume e con la rilettura dei primi due, quindi ho rivalutato tanto questa serie fantasy. Farò sicuramente un altro video a riguardo, ne ho fatto già uno, però ho intenzione di farne un altro aggiornato, insomma, appena finirò il quarto, che dovrebbe uscire questi giorni, credo, comunque a luglio. L'hanno rimandato causa coronavirus, quindi appena leggerò il quarto farò un video più dettagliato rispetto al primo e anche aggiornato, come dicevo prima, perché ho cambiato parere. Poi, terzo, una nuova uscita che programmi di leggere. Allora, io non ho ancora letto nel momento in cui sto registrando questo video il prequel di Hunger Games. Quello devo assolutamente leggerlo, quindi spero di farlo al più presto, anche perché si sta creando un hype assurdo, quindi facciamo passare questo hype su Hunger Games, però non voglio far passare neanche troppo tempo. Comunque, per questa domanda, Hunger Games assolutamente. Quarta domanda: l'uscita che attendi di più nella seconda parte nel 2020? E sono quasi tutti usciti già i libri che volevo leggere nella prima parte del 2020, tra cui Hunger Games, quindi al momento non lo so. Al momento sinceramente non lo so, dovrei informarmi un po' meglio sulle uscite della seconda parte del 2020, però sapete che comunque io vado molto a istinto sia nelle letture sia nelle compere, quindi mi faccio un po' trasportare dal sentimento. Comunque aspettavo Hunger Games è già arrivato, quindi ups. Numero 5, la delusione più grande. Non ho avuto grandi delusioni in questa prima metà del 2020, anche perché ho avuto periodo in cui ho letto veramente molto poco, quindi come non sono riuscita a trovare il libro migliore a 5 stelle, non riesco a trovare neanche la delusione più grande, però posso rispondere con I colori di una vita, figlia di Dakar, che non mi è piaciuto troppo, sì da un lato, dall'altro un po' meno, mi aspettavo chissà quale libro, invece diciamo non è questa cosa che brilla, che spicca, è un buon libro, però non spicca, ecco. Numero 7, nuovo autore preferito, al solito debutto o nuovo per te? Sicuramente De Christophe, perché io ho letto il terzo volume a gennaio, quindi possiamo farla rientrare nelle letture del 2020, perché rientra effettivamente nelle letture del 2020, quindi De Christophe assolutamente. O anche Sara J. Maas, ho letto La corte di rose e spine ad aprile, credo, fine marzo, aprile, comunque durante la quarantena, e mi sto innamorando, non mi sono ancora innamorata, però siamo sulla buona strada, quindi questi due autori. Numero 8, nuova cotta letteraria. Qua è dura, è veramente dura, però credo Resend della Corte di Rose e Spine di Sara J. Maas. È la mia nuova cotta letteraria, decisamente sì. Numero 9, nuovo personaggio preferito. Dopo Resend è molto difficile sceglierne un altro. Forse Mia di Nevernight, però cado sul banale anche su questa volta, però al momento non lo so. Mi sento di rispondere con Mia e Resend, perché come ho detto prima non ho avuto modo di allargare tanto le mie letture causa esami, quindi sono triste un pochino perché volevo nuovi personaggi preferiti, però va bene. Numero 10, un libro che ti ha fatto piangere, il più triste letto finora. Sicuramente Alba Oscura, Nevernight. E quante volte ho pronunciato Nevernight in questo video? Vabbè, al momento questo perché
non ho letto altri libri tristi, non credo, non ancora. Numero 11, un libro che ti ha reso felice. Allora, difficile anche questa domanda. Forse Harry Potter e la pietra filosofale, la nuova rilettura, la prima rilettura, anzi, ritorno ad Hogwarts. È sempre molto bello tornare nel mondo di Harry Potter e tornare ad Hogwarts e tutti i personaggi, incontrare tutti, quindi forse la pietra filosofale. Anche se non è un libro che ho letto per la prima volta nel 2020, però è comunque un libro letto nel 2020 in rilettura, però non ci importa, va bene lo stesso. Dodicesima domanda e ultima: quali libri hai bisogno di leggere entro la fine dell'anno? La mia TBR è infinita e sapete che io comunque vado a sentimento anche se mi prefisso di leggere dei libri, però uno sicuramente, come ho già detto, è il prequel di Hunger Games, i sequel della Corte di Rose Spine. Ah, o tra l'altro, ecco, mi è venuto in mente, i due libri, credo siano usciti già due, del sequel di Red Rising, uno sicuramente, il secondo non so se è già stato tradotto, comunque ho bisogno di leggere quei libri, i libri sequel, credo sia un'altra trilogia, appunto sequel, di Red Rising, e quindi ho bisogno di leggere quelli, però credo di aspettare che vengano tradotti tutti e tre, insomma, credo siano tre. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box. E iscriviti al canale se non siete ancora iscritti, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!